volevo dire che riportano i saluti del professore Picarelli, affettuosi. Come mai è andato dalle figlie a Milano per avermi notato già con la non si chiamava chirurgo di disegno che ha Maurizio in Italia, che è un, era sordo muto. È arrivato giusto in tempo, professore Verdi di educazione tecnica. Dobbiamo dire che la classe, adesso prendendo spunto da queste cose che ha fatto il nostro compagno Cedrigno, sta classe nostra, vediamo se è comportata veramente tranquilla. Poi ci sono alcuni di noi che sono dei pezzi da 90, ci sono dei pezzi da 90, senza fare nome, tra di noi veramente, tra di noi ci sono dei pezzi da 90 che ci hanno, non si fanno, ma ci sono dei, vi assicuro che ci sono dei pezzi da 90. E come finti? Noi ragazzi del terzo, insomma, sapevamo che la filosofia era veramente una materia ostica, insomma, quindi allora voi da esperto in materia, da grande, avete esordito con una frase storica, memorabile. Dai, voglio, io vado in bocca. Ragazzi, Gino, scusate, domani mattina se comprate, se trovate una copia del quotidiano, c'è una sorpresa, insomma. Adesso lei è la prima maschietta a dare. Veramente, Giusy? Non è possibile. Sì, però non abbiamo fatto in tempo con la foto di questa sera. Peccate, come mai? No, entro le 7. Scusa, non potevo farlo lunedì, non andavamo domani. Domani è più venduto il quotidiano. Avremo una pubblicità. L'altro giorno poteva andare. Ma c'è una cosa comunque. Sì. Grazie. Ma che è Antonella. Bruna. Lancia. Grande Ivo, grande.